Consorzi di bonifica al voto per rinnovare il Consiglio dei Delegati che gestiranno l'importante organismo nei prossimi 5 anni. Per quanto riguarda la prossima scadenza elettorale del Consorzio di bonifica Ovest del Fucino il 29 marzo, Confagricoltura L'Aquila propone la conferma del Consiglio uscente e del Presidente Francesco Sciarretta che, come spiega Fabrizio Lobene, Presidente di Confagricoltura L'Aquila, ha ottenuto importanti risultati. Certo, è positivo, noi crediamo in quello che abbiamo già detto 5 anni fa su questo consiglio, principalmente su quello che ha fatto insomma, il consiglio con la presidenza di Francesco Sciarretta. Noi crediamo e vogliamo raddoppiare, appunto, riproponendo alcune cose che non sono state fatte per motivi appunto, economici e di conseguenza crediamo fortemente in questa nuova governance. Uno degli obiettivi che il Consiglio sostenuto da Confagricoltura L'Aquila intende perseguire è la realizzazione di un impianto di irrigazione fisso su tutto il territorio. Inoltre, rammenta Stefano Fabrizi, direttore di Confagricoltura L'Aquila, l'azione del Consorzio è a vantaggio della collettività tutta, non soltanto degli agricoltori. L'ha detto il Presidente poc'anzi, c'è stata un'impermeabilizzazione del territorio molto, molto notevole che provoca quindi un afflusso di acqua molto grande. Quindi è un territorio che deve essere assolutamente manutenuto, se non c'è il consorzio qualcun altro comunque deve essere diciamo impegnato a fare queste opere di manutenzione e soprattutto di gestione di questo regime idrico così capriccioso. Un principio guida della candidatura di Francesco Sciarretta è di tener fuori i partiti dalla gestione del consorzio. Si rischia di finire male in sostanza, qui bisogna cercare di tener presente che il consorzio deve fare l'interesse collettivo generale perché svolge una funzione pubblicistica e civilistica, in quanto il consorzio di bonifica del Fucino o Ovest lavora e fa manutenzione costante e perpetua di bonifica su tutta la rete dei canali che sono di proprietà demaniale, quindi, e poi gestisce nodi idraulici strategici quali l'Incile e le idrovore di 8000, l'emissario d'Orlonia. Quindi la funzione del consorzio di bonifica è essenziale non solo nell'interesse del mondo agricolo ma di tutta la civiltà qui circostante. E la politica di queste cose si deve interessare ma senza interferire per quanto riguarda i problemi e la gestione amministrativa.